Ok, salve a tutti, io sono Marco Rizzo, sono qui nella doppia o tripla o quadrupla veste di editor Panini Comics e di membro del comitato scientifico di Lucca Comics, che detta così sembra una cosa molto più grande di quello che è, però insomma ho il piacere di moderare questo evento dedicato ad Empire, la nuova saga, nuovo evento crossover Marvel che quando saremo in onda, quando ci leggerete, anzi quando ci vedrete, avrete già letto i primi capitoli di questo evento. Abbiamo gli autori di Empire che hanno tenuto un livello altissimo per tutta la saga, uno sceneggiatore che è sulla bocca di tutti negli ultimi anni e che io amo, anzi ringrazio particolarmente per il lavoro fatto in questi anni su Immortal Hulk, Al Ewing. Oh. Non c'è l'applauso del pubblico in questo mondo virtuale, ma questo È è strano, lo facciamo lo noi. facciamo noi. Thank you all Thank for being you. here with us. Thank you. Abbiamo I made a terrible lockdown decision earlier, so I'm here in a different form. Beh, you should have it's known another. that we all are bearded I guys, know. so you I'm know. the odd one out There is a now. reason. I would have You want to fit be in. different. Yeah. Want to stand But out. we're Siamo abbastanza sicuri che sia Al Ewing, comunque. We are sure that it's you, Al Ewing. It's Oh you, yeah, right? no, I haven't hired a ringer to I'm not an Ok, actor, I'm not a local actor. oltre allo sceneggiatore di Empire, no, attore locale Al Ewing, abbiamo Valerio Schiti, che è un orgoglio italiano ed è il disegnatore di tutti e sei i numeri di Empire più uno degli epiloghi, giusto per non farci mancare nulla, Valerio. Ci Grazie Valerio di speriamo. essere ai nostri. Grazie a voi Grazie per l'invito. Del tuo lavoro Sempre un piacere straordinario. come te. E poi Grazie. abbiamo dei nostri, il coordinatore editoriale di Marvel Italia, che è Nicola Peruzzi. Ciao a tutti. Applauso anche Nicola, a te. io applauso È anche a un te. piacere incontrarvi in questa situazione strana per cui eravamo abituati ad avere tutta la gente davanti, adesso in realtà non c'è, davanti ci sono tutti i volumi Marvel della sala riunioni di Panini Comics, però insomma faremo finta che siate tutti lì in questo momento a guardarci e ci parliamo come se fossimo fisicamente a Lucca. Purtroppo quest'anno va così, speriamo nel prossimo. Possiamo, secondo me, iniziare subito e invito Nicola a fare la prima domanda. Allora, guarda, io Marco, se sei d'accordo, partirei con una domanda rivolta a chi non ha letto Empire fino adesso, a chi non ha ancora approcciato questa storia. E chiederei sia a Valerio che ad Al che cos'è Empire in maniera il più sintetica possibile. Io capisco perfettamente che è impossibile sintetizzare cosa sia Empire in due battute perché rappresenta anni, mi migliaia di anni di storia del cosmo Marvel, però vorrei cercare di far spiegare una volta che abbiamo entrambi gli autori, manca Dan Slott ovviamente, però due dei tre autori del grande evento, che cos'è l'evento nelle parole degli autori stessi. Partirei con Valerio e poi magari chiediamo anche ad Più Al la difficile stessa cosa. Eh sì, partiamo con te per che così me almeno ti è più scaldi. complicato. Dunque, banalmente, Empire è il grande evento Marvel di quest'anno, uno dei, in realtà dei grandi eventi Marvel di quest'anno, perché quest'anno anche i mutanti sono impegnati Certo. in grandi cose. Però diciamo che Fantastici 4 ed Avengers verranno impegnati in questo nuovo crossover, che è, come dicevi prima tu, Nicola, in realtà l'esito, non direi propriamente l'epilogo, però insomma l'esito di storie iniziali ormai 30-40 anni fa, che riguardano il conflitto tra i Kree e gli Skrull, fondamentalmente. Viene ripreso questa grande saga cosmica della Marvel, che è stata insomma un po' la spina dorsale di parecchi altri eventi. Insomma, Kree e Skrull sono due Beh, entità, cioè due popoli. fin dagli anni 70, sostanzialmente, quando è uscito il primo conflitto, certo. Sì, e hanno incrociato le vicende di molti supergruppi, eccetera. E finalmente siamo arrivati, diciamo, ad un punto di svolta in questo conflitto, in questa evoluzione di questi personaggi. Ed Empire, appunto, sarà la storia che analizzerà le conseguenze del nuovo assetto
dei Kree e degli Skrull, come sono organizzati, perché è cambiato appunto la loro, non so quanto sbilancia, l'alleanza è stata spoilerata, perché c'è questa alleanza, perché questi due popoli ora sono uniti, come è potuto succedere, e questa appunto è l'evoluzione di storie che partono dagli anni 60, che hanno attraversato i Fantastici 4, gli Avengers, la saga della Celestial Madonna, e sono passati attraverso i New Avengers, che ha portato avanti anche nelle storie di Hal, questa saga, insomma, sotto traccia continuava a muoversi, il ruolo di alcuni dei New Avengers, quindi di Hulkling e di Wiccan, all'interno di questa lotta interplanetaria, insomma, si arriva finalmente al dunque, cioè chi sono i nuovi Kree e i nuovi Skrull, cosa vogliono, come si comportano, quali minacce devono affrontare, sono amici, sono nemici, come si porrà l'universo Marvel e soprattutto cosa succederà dopo, cioè quale sarà l'assetto dell'universo, dell'intero universo Marvel dopo questa saga. Empire serve perché è una porta verso il futuro, diciamo, della Marvel, diciamo, soprattutto degli equilibri interplanetari Marvel. E io non posso che essere d'accordo, infatti credo, Marco, che sia molto interessante chiedere ad Al quanto lavoro c'è stato per arrivare a una saga così ricca, no? Yes, Al, Valerio just explained the foundation of Empire to our audience. Our question is how much work there is behind a saga so complex and so rooted in the past of the Marvel Universe, because I must say, we just published this little book, The Road to Empire, that makes, it's not written by, neither by Al or Dan Slott, it's written by Robbie Thompson, ed è un riassunto, lo dico per i lettori italiani, di questo lunghissimo conflitto cosmico e di come gli eroi Marvel, in particolare il grande Capitan Marvel o gli Avengers sono stati coinvolti in questo conflitto. Quindi, oltre a leggere Empire, vi consiglio la lettura di questa specie di riassuntone delle puntate precedenti, tra l'altro disegnato magnificamente da Javier Rodriguez e Mattia De Iulis. Certo. Ma Empire è comunque una serie ricca anche di, come dire, di informazioni sul passato dell'universo Marvel. È perfettamente leggibile a sé stante, tanto che io scrivendo i redazionali spesso non avevo il bisogno di fare grandi riassunti perché era tutto spiegato nel fumetto. Questa è una cosa pazzesca perché è una è ottima per te a livello professionale, ma è una cosa pazzesca perché questa è una probabilmente è una delle saghe Marvel più complesse, per come la vedo io, in assoluto, a livello proprio di fondazione, di come si arriva al punto dove si parte, ma poi la cosa incredibile è che non c'è veramente bisogno di leggere, di essere super esperti Marvel per goderne, perché è tutto spiegato alla perfezione all'interno. Questa è una cosa veramente incredibile. So, Al, we were explaining, we were just saying, I switched to Italian because I was talking to the Italian readers, explaining that reading Empire is also helpful to understand the past of the Marvel Universe. Not only reading this one shot, but also reading the series, you can understand what happened. So even new coming readers can easily understand the story. I was going to ask you how difficult it was to build this complex infrastructure connecting to the past of the characters, if you had to study something, if you had to find some old memories and so on. There was a lot of research that went into it. It was I think it was Dan's idea originally to bring in the Katati and the Kree and the Skrulls. We were kind of planning to sort of bring them together as an alliance. Anyway, that had been a kind of a plan for a while. The amount of research, there was a lot of it, but also it's like you say, it's getting all that to new readers in a very concise way, in a very sort of easily, because you've got to boil everything down into just a few captions, you know, because the story's got to keep rolling. It's got to, you know, the momentum's got to kind of keep up the juggernaut. So so that was probably the toughest part of it, was boiling down that sort of very all of that Marvel history into like
you know, some very kind of easily explained, like little chunks. And that that special you were talking about from the Road to Empire special, that was a huge help in terms of sort of priming the readers to kind of, because you know, this stuff is like, when I was a kid reading Marvel for the first time, there was a lot of this stuff where like something from, you know, the deep past of like the 60s or the early 70s would sort of bubble up. And this was like in the mid 80s. And that was always really exciting for me because it was like, you know, there was a whole history to this world. There was a whole kind of like structure that I didn't know about. And I was just learning about for the first time. And I guess we wanted to kind of recreate that experience a little bit for readers now. But obviously, you know, we can't just like dump them in the middle of nowhere without a map. We've got to kind of let everybody know what's going on. So yeah, it was tricky. But I like to think we managed it. Certainly in issue two, there's that big flashback, which is like, you know, that does a lot of heavy work in terms of explaining the story, explaining who's who. And the two number zeros also. Oh, there's a number zero. Oh, yeah. Avengers Zero. I forgot about that. That's a lot, because it's the direct introduction and... yes. Vabbè, torno in italiano. E ci sono anche appunto l'introduzione nuova dei quotati, da dove vengono, certo, chi sono, sì, cosa gli è successo. Insomma, il lettore riesce ad inserirsi abbastanza bene nella saga di Empire, anche senza troppo... Devo dire che se posso fare un piccolo racconto del dietro le quinte della vita da redazione in Panini Comics, sostanzialmente, quando Marco, tornato dal retreat in cui avevano discusso con Al a New York di Empire, Marco arriva, ci racconta a noi coordinatori Marvel del prossimo evento Marvel e menziona i quotati, e veramente era, cioè, all'interno della stanza eravamo tutti un po' così, perché effettivamente sì, sono una parte importantissima, la saga della Madonna Celestiale assolutamente fondamentale, però era comunque bravissimo, era comunque una parte di storia Marvel che per certi versi era limitata a quel periodo storico lì e non era mai tornata a galla, quindi era abbastanza complesso anche capire di chi stesse parlando senza, cioè sai, qua dentro tentiamo sempre di fare la figura di quelli che sanno assolutamente tutti i segreti dell'universo Marvel, invece in quel momento era veramente complicato e ci siamo chiesti tutti quanti come avrebbero fatto gli scrittori a reintrodurre questa razza aliena, a parlare di un'alleanza tra i Kree e gli Skrull e allo stesso tempo creare un'avventura che fosse un evento che fosse comunque avventuroso e piacevole da seguire. Cioè avete veramente fatto un miracolo, tu nello specifico. Grazie. Valerio, devo dire che hai mantenuto una qualità costante per 6-7 numeri, possiamo dire, perché effettivamente c'è anche l'epilogo degli Avengers che ha veramente, grazie, dell'incredibile. Credo che tu non abbia dormito mai praticamente, no? No, il lockdown ci ha aiutato essendo confinato in casa, tutte le mie energie erano riversate su tutto il mio amore su Empire. A proposito di questo, Valerio, tu hai anche, scusami se ti interrompo, ma magari uno spunto in più per la risposta, hai curato anche il character design di tantissimi, sì, personaggi, oltre che, sì, The Villain, sì, anche dell'alleanza Kree Skrull, hai fatto un lavoro pazzesco con non so quante decine e decine di prove, tu che sei l'uomo che ha disegnato il più alto armature di Iron Man, adesso... Esatto. Forse le divise per gli eserciti galattici, e questo è un altro vanto. Ecco, pure su, no, questo, stato... come è andata quella parte del lavoro di concept design? Guarda, è stato bello. Vabbè, ormai penso si sarà abbastanza chiaro. A me piace tantissimo quella parte del lavoro lì, praticamente, cioè riprendere i personaggi, addirittura non tanto inventarne nuovi, ma proprio reinterpretare quelli vecchi, aggiungere dettagli, modificare i costumi, eccetera. E siamo stati fortunati, perché, cioè, fortunati, insomma, la Tom Brevoort, gli editor, insomma, sono stati lungimiranti, mi hanno coinvolto nel progetto molto in anticipo. Noi abbiamo iniziato a lavorare ad Empire, teoricamente supponevamo che dovesse uscire a
che era marzo, credo, i piani originali, ma marzo, intorno a marzo, direi di sì. nel settembre precedente. Quindi c'è stato molto tempo per poter curare tutto quel mondo, appunto, che stavate dicendo. Per cui astronavi Chris Krall, la grande astronave, le uniformi, le divise, Hulkling interpretato come nuovo principe imperatore, insomma, di questa alleanza, i Gotati, cioè prendi questa razza aliena di piante fondamentalmente che non avevano un carattere, diciamo, oh bello, e trasformali trasformiamoli in una civiltà, cioè diamogli un carattere, insomma, come sono fatti, come sono strutturati, chi è il loro leader, perché compare in un certo modo. Mi hanno grosso modo spiegato la trama, quindi c'era anche un po' questa doppia percezione dei Gotati, alleati o nemici, non sappiamo bene come porci nei loro confronti all'inizio. Quindi dovevano essere degli avversari, però tutto sommato, cioè, per dire, a me dispiaceva uccidere i Gotati nelle tavole, perché un po' ero affezionato, cioè, nel senso, erano diventati effettivamente un popolo per me, cioè, che tutto sommato non... Empire è anche interessante perché non è bianchi contro neri, diciamo, cioè non è buoni contro cattivi, è una saga molto più complessa, soprattutto questo si vede nei numeri finali e nell'aftermath, sì. Appunto nei due epiloghi, cioè ci porta anche un po' a riflettere su temi più grandi, appunto, su come funzionano appunto le guerre, su quali sono gli interessi dei popoli, su perché appunto persone che magari vediamo come avversarie, però forse tutto sommato potrebbero avere, diciamo, rozzamente le loro ragioni, cioè, insomma, a capire che il mondo è complicato, e quindi i fumetti che riflettono questa complessità cercano appunto di tradurla con dei nuovi avversari che non sono poi così forse cattivi, tutto sommato, cioè, insomma, non hanno le loro ragioni. Questo forse è cominciato, vabbè, non è cominciato, però insomma è evidente al grande pubblico, per dire, con Thanos in Infinity War, cioè un sacco di gente, certo, dice, vabbè, però tutto sommato sta cosa delle risorse limitate non è così insensato, cioè, quindi diciamo, in un certo senso questa cosa serve per rendere tutto più moderno, più interessante, più verosimile anche, no? Come era Marvel e il mondo fuori dalla vostra finestra. Esatto. Mi offri uno spunto per la domanda che volevo fare adesso ad Al, perché ecco, per chi non lo sapesse, i Gotati, come dire, hanno pure le buone ragioni per essere un po' arrabbiati, perché sono stati massacrati eoni fa, sono stati massacrati dai Kree, su ispirazione degli Skrull, durante una specie di gara cosmica che viene tra l'altro spiegata benissimo nel già citato La strada verso Empire. Quindi, diciamo, sono un popolo che è stato vittima di un olocausto e che decide di prendere in mano la situazione e vendicarsi, perché ha capito che le creature di carne, essendo i Gotati vegetali, creano solo danni e sono assassini. Ci sono delle metafore anche ambientaliste, tra l'altro, nel corso di Empire, specie nel finale, che sono anche evidenti dal fatto che i villain sono delle piante che sono stanche di essere massacrate. Quindi immagino anche il tuo pollice verde innato, Valerio, ti faceva sentire in colpa quando uccidevi i Gotati. Io sì. Volevo chiedere ad Al, is it right to think that a saga like in Empire is also a huge metaphor for the complexity of war, like Valerio just said? I mean, I guess, yeah, I'd say so. I think when you're dealing with something that big, if metaphors like that don't find their way into it, then you're kind of doing something wrong. I think there's a lot of stuff in there that's kind of it kind of creeps in. It's sort of, you don't go in thinking, oh, I'm going to write a big metaphor about war. You think, oh, this is going to be like a big fun event. But if you're writing about, especially on the scale, the galactic scale that we get into with this, I mean, by the time this comes out, many of your readers will have got halfway through it, so you know about, like, the pyre,
Yeah. And the big sort of, you know, the planet destroying weapons. It's like you can't really talk about things on that scale and not have a reminder in the reader's mind of like things in the real world. So, yeah, you know, definitely you need to kind of, you need to lean into that and not deny it. So, yeah, those metaphors, I wouldn't say I kind of went in planning them, but they happen. And, you know, we kind of, we live in the world and we reflect the world in art. So, you know, you can't deny that. You can't pretend that doesn't happen. No, poi ci sono anche riflessioni appunto sulla scusa, vai tranquillo. Dicevo riflessioni su anche su tante cose, appunto sulla guerra, sulla leadership, sull'alleanza, sul mettersi nei panni dell'altro, cioè sul capire le motivazioni degli altri, appunto per quello I'm just explaining what's behind empire. There are metaphors about war, about leadership, about alliances, about the reason of a people, maybe the rebellion of a people. It's very complex. There's a lot in there. And it's just natural, as you said. It's not you want to do this. It's because you live in this world and you put the world you live in into comics. Exactly. Di conseguenza io trovo splendida la crescita del personaggio di Hulkling all'interno della saga. È veramente qualcosa di incredibile. Hulkling è sempre stato un personaggio incredibilmente sfaccettato e credo che tutti gli scrittori che si sono trovati ad avere a che fare con lui per certi versi si siano divertiti a scriverlo, perché è un personaggio estremamente complesso, è tutt'altro che tagliato con l'accetta, è un personaggio incredibilmente realistico in tutte le sue difficoltà e metterlo in una situazione in cui si ritrova a dover unire due popoli e a fare delle scelte incredibilmente più grandi di lui, quando in realtà all'inizio gli Avengers non volevano nemmeno che lui fosse un vero e proprio Avenger e li avevano declassati al tempo a eroi minori o sostanzialmente eroi in prova, lo trovo incredibile e adoro quello che sta facendo la Marvel adesso, ovvero quello di dare spazio quanto più possibile a tutti i personaggi del suo così vasto cosmo, rendendoli anche più indipendenti rispetto agli eroi principali. Anche tutto il lavoro che sta facendo Jonathan Hickman sui mutanti, in questo senso, prendendo dei personaggi che fino adesso erano comparsi solo nello sfondo e portandoli alla ribalta e dandogli, cioè è veramente un lavoro grandioso e credo che insomma sia la vera forza della Marvel in questo momento. A proposito di personaggi minori portati alla ribalta, volevo menzionare la variant splendida che Valerio ha realizzato per Panini, che vediamo adesso grazie alla nostra regia, mette in evidenza due personaggi, due dei protagonisti della saga, che sono lo spadaccino e Quoi. Io trovo che il personaggio dello spadaccino, oltre ad avere un design incredibile, ma sono di parte perché abbiamo la stessa barba, trovo che, cioè, anche questi due personaggi siano stati assolutamente costruiti non solo graficamente ma anche a livello proprio narrativo da Hal, per essere due personaggi a cui ti affezioni subito, immediatamente, e il ribaltone che poi avviene nel secondo numero sostanzialmente ti mette in difficoltà, perché tu in quei personaggi credevi, nei loro valori credevi. Sì. Sì. No, l'idea originale era quella, cioè era di sempre il suo discorso, cioè non è bianco e nero, quindi non abbiamo fatto dei personaggi palesemente cattivi, con i tratti da cattivo. Anzi, io ero molto soddisfatto anche del risultato finale, come a livello estetico, cioè potevano essere anche dei, tra virgolette, buoni, cioè nel senso non era... ho cercato anzi di farli più accattivanti, più interessanti, più visivamente più stimolanti possibile, insomma, e sono contento che questa cosa sia, anche perché serviva appunto per il
come dicevi tu, cioè per il, chiamiamolo colpo di scena iniziale, cioè per il ribaltamento iniziale, in modo tale che spiazzasse il lettore, mamma come io mi ero fidato di questi due personaggi, adesso, cioè pensavo che avessero ragione, adesso io in che posizione mi metto, cioè da che parte sto, che è un po' il grande trick di Empire, appunto, da che parte stai, diciamo, con la, che è un po' il leitmotiv della Marvel, domanda classica, which side are you on? Esatto. Tra l'altro è il primo di tanti colpi di scena, perché ogni numero praticamente ha un colpo di scena, un ribaltamento, sì, legato ai fatti narrati o anche, appunto, che prende spunto da fatti più antichi. E a proposito della costruzione della storia, volevo chiedere ad Al come ha lavorato con Dan Slott, perché, come ha accennato, certo, questa è una saga che è stata scritta a quattro mani. So Al, I wanted to ask you, how did you work with Dan Slott? How did you organize the work on the script? Basically, it started off with the two of us together. We had a bit of luck because I happened to be in New York, where Dan lives for, and where the Marvel offices are, for like a separate thing, and that meant that we could kind of get together in the same room, and really just spend a whole day just hammering stuff out and working out like where the plot beats were and like the shape of the thing. And after that, I was, Dan started taking kind of more of a back seat and kind of looking after the Fantastic Four end of things on the tie-ins, and sort of leaving me a bit more alone to kind of plot out the thing. And basically, he kind of allowed me like more and more space as it went along. So, yeah, by the kind of scripting stage and sort of putting it together on the page, it was sort of just me and then kind of consulting a bit with him. But at the idea stage, he was like, and then, you know, occasionally it was like things like whenever the sort of Fantastic Four entered the plot, I'd sort of check with him, you know, double check, make sure everybody was in character, make sure it was, you know, according to the right thing. I've got to say, I had a lot of fun writing the thing. Yeah. And I've been writing him a lot more since Empire, so, you know, you can look forward to him turning up in other places as well. But yeah, no, he's he might be my favorite. He might be my favorite Fantastic Four member. I agree. I definitely agree. Feeling, one of my favorite Marvel characters ever. No question. There's in this office, there's a huge thing that watching all over us, and it's like a memento of one of the first convention that Panini did in 1994 when it was Marvel Italia, when it was yet Marvel Italia. So. Yeah, no, it's the thing is, he's great. He's just a classic character. But yeah, no, it was a good experience. It was it was sort of nice to kind of have the freedom to sort of stretch out a little bit in terms of the plot. So yeah, it was a slightly new way of working, but it worked out pretty well, I thought. How different it is with your work on the Immortal Hulk when you are all alone? I mean, I think that the basics are mostly the same, because the Immortal Hulk has a lot of research work. You are actually digging the dead Marvel bodies out from their graves and bring them back to life. Yes. And so it's something like I found pretty much similar the work you did in Empire, but how different it is. I mean, this is a big event, and it's similar, but it's different in two ways. It's tonally very different, because Immortal Hulk is, you know, it's much more of a horror book. It's more kind of with Empire, we would really trying for like
a big kind of popcorn, you know, not just that, not just a big action movie. There's a lot of depth in there and a lot of like intrigue and political stuff happening between the various space factions. But it's also this sort of, you know, slam bang action. And thank you to Valeria for doing that so well. But like with Hulk, it's much creepier. We'll have sort of occasional bursts of action, but there's a lot more, you know, creepy shadows and sort of things bubbling up in the background. And it's a generally a different tone. And the other thing, Empo was very collaborative in that I was sort of checking over a lot of other writers' work just to make sure, not interfering with their stories or how they wanted to tell their stories, but making sure there were no clashes, no kind of nothing where you, like, you read something in one book and then we're doing something completely different in the main book. Yeah, and it works a different way. I was trying to avoid things like that, contradictions. So I was sort of monitoring for those and like making sure the timelines all kind of worked out. And there was a lot of extra work like that. And whereas with Immortal Hulk, I'm completely free to just say, oh yeah, this is all happening over the course of a week, so we can slot it in anywhere. Like when a big event happens in Hulk, we always deal with it in like a separate tie-in special. And then we decide where in the main book that time falls, and it's like, so we're not beholden to the event. We can just kind of glance off it and not really have it affect us. Whereas like when you are the event, you're kind of, it's like the king is the servant of his people. You know, the event is the servant of all the other books. So it's like that. It was fun. It was interesting. I kind of feel like I've had some practice at it now. So like next time I do an event, you know, it'll be even better. Can't wait. Yeah. Visto che è stato accennato il fatto che ci sono altre serie, sono i tie-in, nella classica tradizione Marvel c'è una miniserie portante dai tempi di Secret Wars che si fa così, c'è una miniserie portante e poi ci sono dei tie-in sulle varie serie. Empire, per ragioni anche insomma evidenti dovute a spostamenti, cancellazioni, perché come sapete insomma c'è in corso una pandemia globale che però non ha fermato i fumetti e il lavoro e la fantasia di chi lavora sui fumetti. Empire è un evento tutto sommato ridotto, quindi anche forse più facile da seguire rispetto ad altri eventi, da seguire nella sua complessità, non so, Nicola, dico bene? No, dici benissimo. Le serie coinvolte sono relativamente poche. Noi abbiamo nella nostra tradizione Marvel Italia accorpato il più possibile, sicuramente fatto un lavoro non facile di allineare le collane in modo insomma che nei mesi tra settembre e dicembre, in particolare tra ottobre e dicembre, ci sono una manciata di collane del nostro parco d'estate Marvel Italia che sono legate all'evento. Le collane sono Avengers e Fantastici 4, chiaramente, che già con i numeri 0, Empire Fantastic Four 0 su Fantastici 4, Empire Avengers 0, disegnato dal grande Pepe Larraz, di cui siamo tutti dei fan in questa chat, degli amici, sono stati pubblicati su Avengers e Fantastici 4. Poi gli altri titoli collegati a Empire saranno Capitan Marvel, X-Men, che pubblicherà sia i tie-in sulla serie regolare X-Men scritti da Jonathan Hickman, sia la miniserie Empire X-Men, che è Savage Avengers con uno speciale disegnato da un grandissimo Greg Smallwood con Venom e Conan contro i Cotati, che è divertentissimo e disegnato magnificamente, e Capitan America, che già si è collegata all'evento con il primo albo della miniserie scritta da Robert Kennedy Johnson. Infine avremo uno speciale, questa volta un solo speciale fuori serie, un volume che serve insomma a guardare dietro le quinte e a conoscere meglio i personaggi. È un volume che si chiama I Signori di Empire, mutuando il titolo originale di una collezione di one shot che si chiamava Lords of Empire, che ha tra i suoi contenuti questo albo che è credo una delle cose più belle pubblicate dalla Marvel quest'anno. Anche il nostro direttore Marco Lupoi ne ha parlato benissimo,
è un approfondimento sulle motivazioni di Hulkling, perché decide di diventare l'imperatore Hulkling, ma c'è anche un one shot dedicato allo spadaccino e un one shot dedicato a Puoi, al messia celestiale. Quindi per chi vuole approfondire questi tre personaggi che sono centrali, sono i signori coinvolti nella guerra di Empire, questo speciale in uscita a novembre in fumetteria è un must have. Sì, per di poi... Valerio, la diceva, raccomandata molto fare bello. La testa, sì, no, certo, io l'ho letti chiaramente, quindi sono effettivamente degli albi, vale la pena, ecco, vale la pena, in particolare quello su Hulkling, vale davvero la pena, consigliatissimo. Poi c'è anche da aggiungere che la nostra versione di Empire, inizialmente pensata in 4 numeri perché includeva i 6 numeri della miniserie originale, alla fine abbiamo deciso di allungarla fino a 5 numeri, quindi esatto. A dicembre avrete, a fine dicembre, credo proprio il 24 dicembre, come autoregalo di Natale potete avere il numero di Empire. Proprio. Sì, quest'anno abbiamo uscito il 24 dicembre e il 31 dicembre, quindi è un anno di difficoltà. E perché abbiamo deciso questo? Perché, come ci spiegherete, l'ultimo vero numero di Empire è Avengers Aftermath, e includeremo nello stesso albo sia Avengers Aftermath che Empire Fantastic Four Fallout, che è un po' come i due numeri zero, sono dedicati in particolare alle due squadre e sono il vero epilogo. Epilogo. E Empire Avengers Aftermath è scritto da Al Ewing e disegnato da Valerio Spiti. Quindi volevo chiedere a entrambi, 30 paginette. Così, bello. Che faccio, signora? Lascio? Bello pieno. Eh sì, visto che avevi lavorato poco nei mesi precedenti, hai fatto pure questo. Va bene. Volevo chiedere a entrambi, partendo da Al, cercando di evitare spoiler, ma magari aiutandoci nel creare un po' di hype, quanto è importante Avengers Aftermath? So, Al, I wanted to ask you, trying to avoid spoilers as much as possible, how important is Avengers Aftermath for the whole series? I just say that we included this one shot at the end of the Empire as if that's a normal number of the limited series, because we noticed how important it is, and it's also important that this has been made by the same authors of Empire. So, I mean, it's, you know, for one thing, it's oh man, is it too much for spoilers to say that it's the party of the century? Because it is. It wraps up a lot of the threads. It kind of gives some important backstory to some of the twists. It teases some new developments. There's a lot of emotional threads that kind of come to a close there. If the sixth issue in the States was where like a lot of the physical action kind of came to a head, then the Aftermath issue is like where a lot of the emotional action kind of comes to a head. So it's like, and you know, when we were plotting this out, we thought, oh, there'll be a prologue and there'll be an epilogue, and we'll do this in the prologue and we'll do this in the epilogue. But it does make a lot of sense to have that epilogue as like part of the whole thing, because it really is a part of the whole thing. And yeah, it's, you know, to reiterate, after I made Valerio draw that crowd, I think that deserves to be seen. That has to be seen, you know. Sì, è una doppia splash page, double spread, full of characters. There's a lot going on. Valerio, vuoi aggiungere qualcosa su... In realtà è importante Avengers Aftermath perché, come dicevo prima, cioè Empire non è in realtà soltanto l'epilogo, cioè il punto focale di tutta una serie di trame che risalgono al passato, ma in realtà è un trampolino per quello che sarà il futuro. E in quell'albo c'è questo salto, cioè insomma molte delle trame che si sono sviluppate in Empire, lì si capisce quali potranno essere poi le diramazioni future per l'universo Marvel. E ci sono in particolare due o tre cose, una in particolare, vabbè, alla quale teniamo particolarmente, e che vedranno i lettori italiani e che appunto riguarda il futuro dell'universo Marvel. Insomma, quindi appunto Empire non è la fine in realtà di una serie di saghe, ma è l'inizio di una serie di cose nuove. E quell'albo è proprio...
come tutti i grandi eventi, come tutti i grandi eventi, sostanzialmente cercano, partono come chiusura di un inizio di qualcosa che magari affonda le radici nella storia dell'universo Marvel, ma costruisce. Empire, secondo me, è tantissimo world building. Avete fatto un lavoro incredibile di cesello per riportare alla luce, come dicevo prima, personaggi oscuri, ma anche costruire ponti per rendere ancora più coeso di quanto non sia già l'universo Marvel. È una cosa che io amo moltissimo in questo momento, la coesione estrema di tutte le serie Marvel. Non posso fare ovviamente spoiler, però mi piace l'idea che all'interno di Avengers, nell'epilogo Avengers Aftermath appunto, ci sia un ponte che porta all'interno proprio di un altro franchise altrettanto famoso della Marvel. I lettori americani, cioè i lettori, quelli che seguono i fumetti americani in originale, o quelli che seguono internet, o semplicemente quelli che non vivono sulla Luna, sanno già di quello che parliamo. Quindi, insomma, cioè, voglio dire, io ce l'ho anche stampato sulla maglietta. Oh. Niente. So we're talking about what's next. Experiential. Talking just without a teaser. Talking, of what's exactly. Next. Well, yeah, no, that's... anche it's huge. It's gonna be huge. It's massive. Massive. I can. Abbiamo delle notizie che presto daremo, insomma, Nicola, su come. Esatto. Io faccio fatica. Faccio fatica a trattenere, cioè, gli spoiler, cioè veramente. Ci vuole another special about what's next then. Yeah, I mean, when we will be able to talk about this. Mi sto facendo. Yeah. I don't think we can talk about it now without. No. Però posso dire ai lettori italiani che quello a cui stanno lavorando Al e Valerio in questo momento, secondo me, è una cosa assolutamente gigantesca, e che, cioè, io ho sempre adorato Al nello scrivere personaggi dal sapore cosmico, ma non so, cioè, nel senso, io sono un fan di Ultimates, di Al, e io dal prossimo progetto di Al e Valerio mi aspetto una roba alla Ultimates, assolutamente, che era per me la miglior serie dei Fantastici 4 senza i Fantastici 4, quindi, insomma, immagino che sarà la stessa cosa, ma vedi, non riesco proprio. Possiamo dire che sarà così importante che Panini Marvel Italia darà il giusto risalto a questa nuova serie. Grazie. Non sarà, come dire, nascosta per niente, anzi. Mi mordo la lingua pure io. A proposito di questo, e poi mi avvicinerei alla chiusura, chiederei prima ad Ale, poi Valerio, cosa c'è di così affascinante nel mondo cosmico della Marvel, nel lato cosmico? Ricordiamo che sta scrivendo anche la nuova serie The Guardians of the Galaxy, certo. Ha scritto delle miniserie di Avengers di portata cosmica, oltre al già citato Ultimates, la miniserie Royals, quelli inumani. E Valerio, sappiamo quanto sei un fan dei Fantastici 4, su questo Nicola ha un aneddoto che racconterà che ti riguarda. Però intanto, I wanted to ask Al, what's so fascinating the cosmic side of the Marvel Universe? It's a mix of two things. Partly being away from like Marvel Earth gives me a kind of free hand to play around a little more. It's like I can do a lot of stuff on Earth. Obviously, in the Hulk book, I'm doing a lot of stuff, but at the same time, it's like everybody else is like playing in the same sandbox, and we all have to play nice with each other. And, you know, whereas out in space, there are less people kind of working out there. So I've got a bit more room to kind of really shake things up a bit. Yeah. You know, not that I can't shake things up on Earth, but it's like I have to sort of talk to a lot of people about it. Whereas in space, I can just do stuff and it's great. and the other Make thing planets is, explode. Yeah, exactly. Just blow up a whole solar system. Why not? whereas like the other part of it
Yeah, watch out. The other part of it is, obviously, I got my start on 2000 AD. And as a reader, I got my start on 2000 AD. I kind of, that was the first like adventure comic I ever read. So the kind of science fiction side of it is, it's really in my blood. So I kind of, I'll always be sort of drawn back to kind of that side of things, that kind of setting up. We're veering very close to talking about the secret things, but like, you know, that's always going to be, that's always going to be a big part of my work is that kind of, not so much the superhero element, but the science fiction elements. And, you know, and the horror elements as well. But there's always going to be that 2000 AD influence. Per chi non lo sapesse, 2000 AD è la rivista storica del fumetto britannico dove tutti i grandi sceneggiatori, tutti i grandi disegnatori del fumetto del Regno Unito, da Alan Moore a scendere, hanno lavorato nei decenni passati, e la serie, insomma, dove è nato il Giudice Dredd e tanti altri personaggi. Marco, ricordi quel numero di Immortal Hulk che quando l'abbiamo letto, non ricordo esattamente che numero è, però c'è un numero molto fantascientifico. Esatto, e quando l'abbiamo letto ci siamo detti subito, è 2000 AD, è incredibile. There's an Immortal Hulk issue al... Set in the far future. Which one it was, set in the future, that was immediately resonated with 2000 AD stuff. Between me and Marco, we had a little exchange after that issue came out, and we read it, and we were like, okay, that's pure 2000 AD. Love it. Yeah. Yeah. I mean, that was definitely, that was definitely the kind of thing. It was the kind of thing that, like, generally, I'd only be able to do it 2000 AD, but because of the kind of book Immortal Hulk is, we can go into those places and we can get into that territory. So it's great. It's been wonderful writing that, and I've really enjoyed that it's hit as big as it has, because if it hadn't done so well with the readers, I don't think we'd have been able to do that issue. I think people might have been a little more nervous about, like, oh yeah, we're gonna spend an entire issue following like an alien amoeba without any arms. It's like, yeah, okay. You know, this is what you can do when people are reading your book. Yeah, it's a wonderful read. We are grateful for that. Yeah. Valerio, anzi Nicola, vuoi introdurre l'accenno per... Quando durante il lockdown abbiamo fatto la diretta con Valerio per presentare Empire, che stavamo annunciando proprio in quel momento, Valerio ci ha raccontato un aneddoto splendido che magari altri che non erano connessi in quel momento non hanno visto, e che secondo me è interessante da raccontare, che spiega perfettamente il rapporto che hai tu con l'universo Marvel, con il cosmo Marvel e con Empire, cioè una linea rossa diretta che ti porta dal punto A al punto B. Sì, sì. No, vabbè, è quello che dicevamo prima. No? Vabbè, quanto hai lavorato per preparare Empire? Paradossalmente da sempre, sembra. Nel senso, esatto, io ho iniziato a leggere... Sì. Cioè, perché ho iniziato a leggere i fumetti Marvel in italiano, in Italia, da questo numero qui. Aspettate che lo prendo un'altra volta. Da lui. Eccolo. Oh, wow. No? Yeah. Quindi ero tipo... Ironia della sorte, giuro, è vero, cioè, appunto, io ce l'ho incorniciato da prima, da prima di Empire, non è il primo album Marvel che ho letto da ragazzino, e paradossalmente c'è Guerra, Chris Kral, Beldan, non mi ricordo l'altro personaggio, Raxor, esatto, che sono due personaggi cardine che hanno dato poi il là all'inizio di Empire, per chi ha letto Incoming, e... Quindi sì, insomma, l'unica della sorte, io mentalmente è come se mi stessi preparando ad Empire da sempre, in un certo senso, quindi da quando ho cominciato a leggere i fumetti Marvel, ero fatta Fantastici 4, She-Hulk, cioè tutto c'è dentro, quindi sembra proprio anche un po' di X-Men appunto lì pure, quindi insomma...
Quindi la luna, la zona blu della luna, c'era tutto. C'era tutto. Quindi insomma, c'era tutto lì. Sì. Quindi insomma sembra. Quindi dice, perché ti piace l'universo Marvel? Perché ho iniziato così. Quello è. È cosa veramente... c'è di bello nelle avventure cosmiche Marvel? L'imprinting, quello. Perché poi alla fine i Fantastici 4, tutti i primi numeri dei Fantastici 4, fino cioè è tutto costruzione di quell'universo che ritorna. E il lavoro, come sottolineavo prima, e che ripeto, ma è importante secondo me ripeterlo, il lavoro che da qualche anno a questa parte stanno facendo in Marvel di recuperare proprio gli elementi più Marvel della Marvel e ricostruire quel senso di coesione, essere parte, essere spettatore di un universo in cui potresti vivere sostanzialmente. Mm-hmm. Questa è la grande forza di questo universo e quello che continua e che unisce quattro quarantenni circa, direi, chi più chi meno, nel più. Continuare a leggere, dai Marco, anche tu ci arrivi. Ci siamo quasi. Continuare a leggere queste storie splendide, insomma. Okay. Sì, grazie. Bene, io con questo chiuderei, aggiungerei soltanto che questa storia Empire, come tante altre, prende spunto dal passato, l'abbiamo detto tante volte, è perfettamente leggibile a sé stante, ma il bello è questo, ricordava prima Aldi quando da ragazzino cominciava a leggere fumetti Marvel, ma c'era già un passato, c'erano le storie molto antiche, ecco, il bello, secondo me, una delle cose belle è anche quella, recuperare le storie del passato, anche nel caso di Empire stiamo pubblicando delle storie addirittura inedite, come Avengers Celestial Quest, che non era mai stato pubblicato. Esatto, una delle cose celestiale. Una delle cose belle di leggere Marvel è ricostruire questo mosaico complesso, questa storia complessa, per me è sempre stata una cosa affascinante. Ancora adesso è una cosa bella, affascinante. Questo perché noi editor, noi disegnatori, noi autori camminiamo sulle spalle di giganti, come ha detto qualcuno, anzi come credo ha detto anche il buon Pepe Larra Zalucca dell'anno scorso, sì. Ed è quello che stanno facendo, è quello che hanno fatto con Empire. Dan, Al e Valerio, we're walking on the shoulders of giant, working on this kind of characters, on this kind of stories. Io sono sicuro che tra qualche anno, tra questi giganti, conteremo anche Al Ewing e Valerio Schiti. Vi ringrazio per essere fra di noi, per aver partecipato a questa strana Lucca Comics, Lucca Changes. Grazie Nicola, volevi aggiungere qualcosa? No, io pure voglio ringraziare Al e Valerio per tutte le storie splendide che ci hanno regalato nel corso di questi anni e io non vedo l'ora di leggere il loro nuovo progetto, letteralmente, diventerò uno stalker con entrambi fin tanto che non ne saprò qualcosa di più e grazie mille a tutti voi che ci avete seguito, ne approfitto per ritagliarmi un piccolo spazio per Panini. Il numero 1 di Empire in edizione regular, in edizione variant è già uscito e lo potete già acquistare nella vostra fumetteria di riferimento e nel sito Panini. Il numero 2 di Empire in questa settimana lo trovate già disponibile anche quello sui soliti canali. La serie andrà avanti, come diceva Marco, fino a dicembre su Marvel miniserie, principalmente su Avengers, su Fantastici 4 e sugli speciali connessi di Capitan America, i Signori di Empire e Capitan Marvel. X-Men. Savage Avengers. Detto questo, continuate a seguirci e grazie a tutti quanti. Grazie. Thank you everyone. Ciao. Grazie. Ciao. Thank you.